Eccoci giunti davanti alle porte d'oro, quelle porte che ognuno può aprire, quelle porte che una volta attraversate lasciano penetrare l'uomo in questo tempio grandioso, dal quale una volta entrati non si esce più. Questa sera cercheremo di farci un'idea dello stato dell'aspirante che si avvicina alla soglia, che spera di entrare ben presto nel tempio e di unirsi alle file di coloro che si sono appartati nell'intento di servire il mondo e di portare aiuto all'evoluzione della razza per affrettare il progresso dell'umanità. Se per un momento gettiamo uno sguardo su coloro che si affollano in quella corte esterna, di cui abbiamo parlato nelle conferenze precedenti, notiamo in tutti una caratteristica comune. Essi differiscono moltissimo nelle loro qualità mentali e morali, come pure nel progresso compiuto. Inoltre differiscono, come si può facilmente vedere osservandoli, nelle qualità da essi conseguite e nella loro capacità di proseguire ulteriormente. Ma tutti sembrano avere in comune una cosa, e cioè la serietà di proposito. Essi hanno davanti a sé uno scopo ben definito e comprendono nettamente e chiaramente a che cosa aspirano. Essi considerano il mondo alla luce di una serietà di propositi che ispira tutta la loro vita. E mi sembra che questa sia la caratteristica più notevole, proprio quella che, come ho già detto, è comune a loro tutti. Coloro che conoscono a fondo la letteratura sacra di altri paesi sapranno quanta importanza venga data a questa serietà di propositi, e cioè al fatto di avere nella vita uno scopo ben definito da realizzarsi in un determinato modo. Se voi consulterete qualche libro antico delle religioni indiane, vi troverete che la noncuranza viene stigmatizzata come un difetto dei più pericolosi, mentre l'intensità di propositi viene considerata come una conquista delle più importanti. E qualunque sia la religione da voi esaminata, troverete sempre su questo punto una perfetta unanimità. Chiunque ha raggiunto lo stadio di cui stiamo parlando ha superato le barriere che separano una religione dall'altra. Ha compreso che tutte le religioni contengono gli stessi grandi insegnamenti e che tutti gli uomini religiosi tendono alla stessa meta sublime. Quindi non vi è da sorprendersi se constateremo che le scritture delle differenti religioni, essendo queste tutte emanazioni della stessa grande fratellanza dei maestri, attribuiscono all'aspirante le medesime caratteristiche e se parlano tutte della serietà di propositi come di una delle qualità più importanti per chi aspiri al discepolato. Nel secondo capitolo del Dhammapada troverete espressa chiaramente questa qualità, forse anche in modo più particolareggiato che in altri testi. Leggiamo. Se l'uomo sincero si è risvegliato all'azione, se non dimentica, se le sue azioni sono pure, se agisce con discernimento, se sa frenarsi e vivere conforme alla legge, allora la sua gloria aumenterà. Mediante l'attività, l'intensità di proposito, l'austerità e l'autocontrollo, l'uomo saggio si creerà un'isola che nessuna marea potrà mai sommergere. Sono gli stolti che corrono dietro alla vanità, gli uomini privi di discernimento. Il savio considera la serietà di intenti come il più prezioso dei gioielli. Non perseguire ciò che è vano,
né i godimenti sensuali, né i vili amori. L'uomo sincero e dedito alla meditazione raccoglie un'ampia messe di gioia. Quando l'uomo sapiente scaccia ogni vanità mediante la serietà di proposito, egli, il savio, inerpicandosi su per la gradinata che conduce alle alte vette della sapienza, getta uno sguardo in basso sugli stolti. Egli guarda serenamente la moltitudine che si affanna, come colui che, dall'alto di una montagna, getta lo sguardo su coloro che si trovano in pianura. Con intensità di proposito, fra gli spensierati, ben desto fra i dormienti, il saggio procede come il cavallo da corsa che lascia indietro il ronzino. Mediante la serietà d'intenti, Maghavan divenne il sovrano degli dèi. Gli uomini apprezzano la serietà d'intenti. La spensieratezza è sempre oggetto di biasimo. Il bhikshu, che gode nel praticare la serietà d'intenti, che si preoccupa di non cadere nella spensieratezza, procede come il fuoco che brucia tutti i legami piccoli e grandi. Gettando uno sguardo retrospettivo su tutto il lavoro da noi descritto, potrete vedere come questa qualità della serietà d'intenti sia sottostante al lavoro di purificazione della propria natura, al controllo dei pensieri, alla formazione del carattere, alla trasmutazione delle qualità inferiori in quelle superiori. Tutto questo lavoro presuppone una natura ferma nei suoi propositi, che abbia riconosciuto il proprio scopo e che stia cercando di raggiungere definitivamente la propria meta. Dunque, questo può essere considerato come la caratteristica comune a tutti coloro che si trovano nella corte esterna. E forse sarà interessante rilevare che questa caratteristica si manifesta fortemente in coloro i cui occhi sono aperti. Saprete certamente che il carattere di una persona appare chiaramente nella cosiddetta aura che la circonda. Ed alcuni di voi ricorderanno che occupandomi dell'evoluzione dell'uomo e soffermandomi su diversi punti di tale evoluzione, ho accennato che all'inizio della sua crescita l'anima è qualcosa di assai indefinito. E si potrebbe paragonarla ad una nebulosa dai contorni indecisi. Ora, man mano che l'anima progredisce, la nebulosa prende una forma sempre più definita e l'aura dell'individuo assume di conseguenza contorni sempre più definiti. Anziché finire in modo vago, sfumando gradatamente nel nulla, essa si distacca sempre più nettamente con contorni ben decisi, a misura che procede la formazione dell'individualità. Quindi, se poteste guardare coloro che si trovano nella corte esterna, questa caratteristica vi apparirebbe visibile. Le loro aure si presenterebbero ben definite. Esse non solo manifesterebbero delle qualità ben marcate, ma le mostrerebbero in modo chiaro anche esteriormente, essendo questa nitidezza di contorni nell'aura il segno esterno della nitidezza interiore che l'anima individuale va assumendo. Vi dico questo per farvi comprendere che l'anima si manifesta con segni sempre più marcati man mano che progredisce, e su questo non può sorgere alcun malinteso. Il posto occupato dall'anima non le è stato assegnato arbitrariamente né a caso e non dipende da alcun incidente. È questa una condizione chiara e definita che manifesta qualità definitivamente acquisiti, poteri definitivamente conseguiti. E questi sono nettamente delineati in modo da riuscire visibili ad ogni osservatore che abbia sviluppato in sé i poteri di veggenza,
al di là della materia fisica. La qualità di serietà di intenti ha il risultato di sviluppare l'individualità e di conferire in tal modo a Laura questi nitidi contorni. L'atmosfera distintamente marcata che avvolge l'uomo può essere considerata come l'indice esterno dello stato interno, comune a tutti coloro che si trovano nella corte esterna. E sebbene questa caratteristica sia più marcata negli uni che negli altri, tuttavia essa si riscontra in ognuno di loro.